Un quarantenne tenta di violentare una minorenne in strada ad Alcamo. Una telefonata anonima avvisa i carabinieri. L'aggressore è arrestato in flagrante. Nel fine settimana altri controlli contro la movida selvaggia. Chiuso un locale e denunciato un automobilista per guida in stato di ebbrezza. In arrivo aumento a cascata delle tariffe per gli asili nido ad Alcamo, ampliate le fasce di reddito, batoste per chi guadagna più di 18.000 euro l'anno, tariffe ritoccate all'insù dal 10%. L'ASP di Trapani alla ricerca di una nuova sede per la Guardia Medica di Scopello a Castellammare del Golfo, presto la sede dovrà chiudere perché oggetto di interventi di ristrutturazione, pubblicato l'avviso per le caratteristiche dei locali. Emergenza rifiuti, il sindaco di Mazara del Vallo si rivolge all'autorità giudiziaria, cassonetti stracolmi ed immondizia per strada, è sempre più difficile la situazione in città. Chiusura con un bagno di folla per la seconda edizione del Festival del Cioccolato di Cacao ad Alcamo, ancora tanti premi, singolare gara tra parrucchieri per l'acconciatura di cioccolato più bella. Bene, ritrovati con l'informazione di Alpa 1, un buon inizio di settimana a tutti i telespettatori. Apriamo con la cronaca, i carabinieri di Mazara del Vallo hanno arrestato 3 persone perché ritenute responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di Giovanna Indelicato e Nuccio e Vito Ansaldi. L'indagine, denominata Mater Familias, risalente all'anno 2013, ha permesso di individuare una parte rilevante di quel business criminale consistente nell'acquisto all'ingrosso, successiva vendita al dettaglio di eroina nella cittadina di Mazara del Vallo e più specificatamente nel quartiere di Mazara 2. Il canale di approvvigionamento faceva capo principalmente alla città di Palermo, da cui provenivano gli ingenti quantitativi di sostanza stupefacente sequestrata dal dipendente nucleo operativo e radiomobile. Continuiamo con la cronaca. Un quarantenne tenta di violentare una minorenne in strada ad Alcamo. Una telefonata anonima avvisa i carabinieri. L'aggressore arrestato in flagrante. Nel fine settimana altri controlli contro la movida selvaggia. Chiuso un locale e denunciato un automobilista per guida in stato di ebbrezza. Vediamo il servizio. Una telefonata che giunge al centralino della stazione dei carabinieri. Presto, dovete intervenire, stanno molestando una ragazzina. L'arrivo della pattuglia dei carabinieri in un lampo e davanti agli occhi dei militari si conferma la segnalazione. Un uomo per strada è stato trovato denudato in parte e si era avvinghiato alla ragazzina. Per lui è scattato immediatamente l'arresto. L'episodio, su cui per il momento c'è il massimo riservo da parte degli inquirenti perché in attesa di avere gli ultimi riscontri, si è consumato ieri sera in una stradina del centro urbano, in pratica a metà tra la periferia e il centro storico. A finire in manette un uomo di 40 anni, per lui la pesantissima accusa di tentata violenza sessuale aggravata dal fatto che la sua vittima non ha ancora compiuto la maggiore età. Tutto nasce da una telefonata al centralino dei carabinieri della locale compagnia, guidati dal capitano Savino Capodivento. Un testimone, che a distanza sta assistendo alla scena, avverte che un adulto sta molestando la ragazzina. Quando i militari arrivano, arrestano il quarantenne nella flagranza di reato. Inequivocabile, secondo i carabinieri che hanno relazionato del fatto e il magistrato della procura di Trapani, l'atteggiamento in cui sono stati sorpresi aggressore e vittima. Ora si attende l'esito del processo per direttissima nei confronti dell'arrestato. Non è stata l'unica operazione portata avanti dai carabinieri nel fine settimana appena trascorso. È stato effettuato un dispiegamento massiccio di pattuglie ancora una volta nel centro storico alcamese con l'obiettivo di contrastare la movida selvaggia. In questo contesto è maturata una denuncia e la chiusura di un locale. Il deferimento all'autorità giudiziaria è scattato perché un uomo è stato sorpreso alla guida della sua auto in evidente stato di ebbrezza, cosa che è stata confermata successivamente dal test dell'etilometro a cui è stato sottoposto, per lui quindi anche il ritiro della patente. Un locale notturno invece ha subito la sospensione, quindi chiude i battenti. All'interno i carabinieri hanno trovato 2 lavoratori irregolari, senza un contratto e quindi completamente in nero. Da qui è scattata la pesantissima sanzione che prevede la chiusura dell'attività sino a che non sarà regolarizzata la posizione dei lavoratori trovati in nero. Polemiche a Castellammare del Golfo per i lavori in corso nel centro storico per la ripavimentazione e il restyling delle vie, di alcune vie del centro storico. Interviene il consigliere comunale di Castellammare, Angelo Palmeri, che propone all'amministrazione comunale e all'intero consiglio di avviare una serie di abbattimenti da riconoscere proprio agli esercenti della zona che sono per l'appunto danneggiati da questo prolungamento dei lavori lungo il centro storico.
storico. Credo che la politica, si legge in una nota, debba fare la propria parte e non limitarsi a un semplice ringraziamento. Per questo la nostra proposta, tramite un atto di indirizzo presentato in Consiglio Comunale, è quella di mettere in campo uno sgravio di almeno il 50% sulla TARI, la tassa sui rifiuti, per le attività produttive che si trovano lungo i cantieri, agevolando così gli esercizi commerciali che si trovano sulle strade chiuse al traffico per lavori. Ma anche l'esenzione dalla TOSAP, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e l'esenzione dall'imposta comunale sulla pubblicità, un segnale di attenzione nei confronti di categorie tra le più tartassate, conclude Palmeri, alle prese con una crisi economica ancora in atto, un segnale di sensibilità per non lasciare indietro chi è già in difficoltà. E proprio domani in Consiglio Comunale a Castellammare del Golfo questo punto sarà dibattuto. In arrivo aumenti a cascata delle tariffe per gli asili nido ad Alcamo, ampliate le fasce di reddito, batoste per chi guadagna più di 18.000 euro l'anno, tariffe ritoccate all'insù a partire dal 10%. 6 fasce di reddito e non più 4 come in passato, aumento generalizzato delle rette, rimodulazione degli orari, implementazione dei servizi. Gli asili nido ad Alcamo si avviano a subire una piccola rivoluzione rispetto all'attuale sistema. La giunta guidata dal sindaco Sebastiano Bonventre ha dato una prima impronta di quello che sarà la nuova gestione dei 2 asili nido presenti in città. Per il momento ad essere dato è solo un indirizzo di massima, nelle prossime settimane sarà invece definito nei dettagli tutto quanto. A risaltare in primis è l'aumento delle rette previsto. Per i redditi più bassi, quindi quelli sino a 18.000 euro, un aumento che non dovrebbe superare il 10%. Poi invece sono previsti ritocchi all'insù sostanziosi, dando quindi seguito all'idea che chi più guadagna più paga, nell'ottimo di un ragionamento di solidarietà sociale. Le fasce di reddito diventeranno 2 in più, ma sostanzialmente la novità più importante sarà per l'appunto l'introduzione di fasce per redditi alti. Infatti allo stato attuale l'ultima fascia è quella che prevede redditi dai 18.076 euro in su. Saranno fatte delle distinzioni con ingresso di nuove fasce e quindi tariffe per chi ha redditi superiori a questa cifra. Manna dal cielo per le asfittiche casse dell'ente municipale alcamese. La nuova rideterminazione delle fasce, sottolinea la responsabile del procedimento del comune di Alcamo nel testo di deliberazione, Francesca D'Angelo, comporterà una maggiore entrata nelle casse comunali. Ad essere rivisto anche il numero dei bambini da ammettere ai 2 asili nido in relazione alle relative fasce di reddito ISEE del nucleo familiare di appartenenza in base al servizio richiesto, da articolare in relazione alla domanda espressa, ferma restando la possibilità di compensare, in caso di disponibilità dei posti, attingendo prioritariamente dalla fascia reddituale più bassa, compensando vicendevolmente, in caso di disponibilità dei posti, sia le fasce di contingenza che le sezioni. Questo per effetto del fatto che negli anni precedenti, statisticamente, le richieste di iscrizione pervenute per la sezione dei lattanti, cioè per i bambini dai 3 ai 12 mesi, sono state inferiori a quelle della sezione dei divezzi dai 2 ai 3 anni. Proprio per questo motivo è stato ritenuto di dover rideterminare il numero di bambini da inserire in ogni sezione, lasciando comunque sempre a 120 posti il limite massimo. Ora però per la sezione lattanti sono previste al massimo 24 iscrizioni, mentre per le altre 2 sezioni che prevedono l'iscrizione dei bambini da 1 a 3 anni si porta tutto a 48 unità ciascuno. Sarà inaugurato oggi dalla Confartigianato ad Alcamo in Viale Europa 262 l'Artigian Cassa Point. Si tratta di uno sportello che garantirà informazioni e assistenza all'accesso al credito alle imprese artigiane e alle piccole e medie imprese. Farà da riferimento non solo al territorio alcamese ma anche a Castellammare del Golfo, Calatafimi ed anche altri paesi limitrofi. L'Artigian Cassa Point di Alcamo sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.30. Per ulteriori informazioni le imprese possono contattare la sede di Confartigianato Alcamo in Viale Europa 262 al numero di telefono 0924 24 983. Ripetiamo 0924 24 983. 3 arresti tra Balestrate e Borgetto nel fine settimana appena trascorso, scoperta una piantagione di droga in casa, allacci alla rete elettrica abusivi e una condanna tra l'altro è arrivata per furto. Vediamo il servizio.
Tre arresti per coltivazione di droga, furto di energia elettrica e furto di materiale ferroso. Fine settimana intenso per i carabinieri nel comprensorio del Partenicese, dove sono state messe a segno due distinte operazioni. Due arresti sono scaturiti nell'ambito di uno stesso blitz che si è organizzato in territorio di Balestrate. Tutto è partito per l'appunto da un blitz antidroga che poi ha portato alla scoperta anche di furto di energia elettrica. Ad essere stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di illecita coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica un trentenne palermitano. Ieri mattina, nel corso della perquisizione domiciliare in un'abitazione in uso all'uomo in contrada Milioto al confine tra Balestrate e Partinico, i militari dell'arma hanno rinvenuto una serra artigianale alimentata con sistema di areazione e lampade alogene energizzate tramite un allaccio abusivo alla rete pubblica. Nella serra sono state trovate e poste sotto sequestro 40 piante di cannabis dell'altezza media di 60 cm posizionate in vasi di plastica, oltre a tutto l'occorrente per la coltivazione della marijuana. Nel corso dell'operazione i carabinieri hanno inoltre accertato che l'abitazione posta al piano superiore dello stesso immobile era alimentata da un allaccio abusivo alla rete pubblica e dunque si è proceduto anche all'arresto per furto aggravato di energia elettrica dell'inquilina, una 43enne palermitana. Su disposizione dell'autorità giudiziaria entrambi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, sempre i carabinieri, ma questa volta nella vicina Borgetto, hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nei confronti di Vito La Puma, 62enne di Borgetto, allevatore già noto alle forze dell'ordine. A seguito della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, l'indagato è stato riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato e continuato commesso a Borgetto lo scorso anno. Vito La Puma era stato infatti sorpreso dai carabinieri all'interno di un fondo rustico mentre stava trafugando alcune pedane da ponteggio in ferro. Inoltre, nel corso di una successiva perquisizione eseguita presso un campanone in suo uso, i militari dell'arma avevano rinvenuto 111 pedane, 16 tombini e 74 battitacco in ferro zincato, tutti trafugati a danno di un imprenditore edile di Borgetto. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arrestato è stato condotto presso la casa circondariale Pagliarelli di Palermo, dove dovrà scontare la pena di un anno di reclusione.